7-6. Amici telespettatori, rieccovi in diretta con il Pala Valenza. Inizia il secondo set con il primo punto di Vigo, a muro di Rossardo su Vettori. Servizio Mazzone, Saitta chiama De Falco, cerca di sfruttare il muro, non ci riesce. Attacco di Abuba è vincente, tocca praticamente qua della linea, dunque punto Abuba che va al servizio ancora. Questo è insomma il primo tempo vincente di Mazzone. 23-21 per la Tomo Calipa, al servizio Saitta. In questo secondo set riceve Petric, Christensen, attacco di Pipe di Carlitez, c'è il punto numero 22. Christensen, Rossardo, Saitta, la pipe di Rossardo, Rebenico, Christensen per Carlitez, gioca al limite, va giù, Rossardo, Petric in qualche modo, Christensen, ancora Carlitez, c'è il doppio tocco di Virini, un po' inesperto, contestano, saltano subito la macchina 5 e mezzo al cestello, 7-6. Campo le squadre per questo terzo set, dunque davvero incredibile l'evolversi del secondo set. Intanto notiamo Christensen Vettori, il centrale Mazzone, quindi Petric, Carlitez e libero per Ventov. Primo tempo vincente di Cineniese, servito benissimo, pronto a battere il palleggiatore americano, riceve Birigui, Saitta, Rossardo, tiene il punto in pipe. Buna quest'oggi, Gester, Grebenikov, Christensen, la pipe, non sbaglia Carlitez, il mio settimo punto per Vettori. Vicino Rossardo, Saitta, cerca Rossardo, spinge il pallone, c'è il primo tempo vincente di Mazzone. Ottavo punto di Vettori, al servizio Petric. Saitta per De Falco, primo attacco dal suo rientro, Christensen, Vettori, perfora il muro di Vibo e c'è il punto vincente di Vettori che è il punto del match, 25-20. In gara di Modena però Callipo è rimasto in partita attenti, è stata più precisa e tecnica e concreta al giocatore della squadra della regionale in settimana. Mi accolgo perché comunque non si possono scaricare più 6 di vantaggio, si è fatto poi recuperare, ha avuto anche due set di punti di affalliti, al terzo set di punti ha chiuso.